Mister, oggi una vittoria fondamentale, innanzitutto in chiave playoff. Andiamo a leggere la partita. Partita cominciata con un calcio di rigore piuttosto dubbio per gli avversari con cui hanno sbloccato la partita. Primo tempo in cui avete colpito due legni. E poi nella ripresa la chiave dell'incontro sono state le due sostituzioni, possiamo dire, perché sul 2-1 e sotto di un uomo le sostituzioni sono state decisive. Partita finale 2-3 ed era una partita fondamentale oggi. Allora, io dico che sicuramente venire a giocare qua a Flotta Maggiore, campo bellissimo, ma quindi grande, quindi spazi, bella squadra loro organizzata, si allenano su questo campo, quindi durante la settimana noi ci andiamo su un campo comunque piccolino rispetto a questo bellissimo centro.
partita subito in salita perché ci complichiamo sempre la vita, però sotto il mio punto di vista non critico l'arbitro, uno scontro nei nostri difensori, l'attaccante loro diciamo è stato furbo a buttarsi in area di rigore, comunque 3 minuti già calcio di rigore, partita in salita. L'abbiamo recuperata subito con un bellissimo gol di Assanti e siamo andati a riposo. Chiaramente ho perso Pascarella per una piccola contrattura a centrocampo e Carrese che per una comitata sangue del naso e quant'altro, quindi un po' i due di centrocampo, un po' di filtro. Chiaramente ho rilanciato Antonucci, che faccio gli auguri del ritorno in campo. Non dimentichiamo che ha giocato Italo, ragazzo ha fatto una buona gara all'esordio, 20 anni, quindi molto generoso, ha dato il suo contributo. L'attaccante Piscinelli, purtroppo una settimana di influenza, gola e febbre, l'ho portato in panchina. I due cambi con Antonucci a destra, più a sinistra e Di Vasto, abbiamo dato più filtro al centrocampo con Tufano che orchestrava. Ecco, questa è stata anche un po' la chiave della ripresa, perché loro poi hanno disputato anche una buona partita loro, però a un certo punto sembrava davvero difficile, sotto di un uomo, sotto di un gol, e la partita ormai andava verso la stanchezza, perché come hai detto tu il campo è un campo molto grande che toglie energie. Sicuramente con la tenuta fisica loro sono calati, noi siamo bene fisicamente, però come sempre questa squadra è una nostra caratteristica, si deve complicare la vita, perché Saldamarco ha ammonito, ha risposto all'arbitro e giustamente l'ha espulso, quindi andare sul 2-2, voglio dire in 10 uomini, giocare un quarto d'ora dalla fine in 10 uomini non era semplice. Chiaramente ho abbassato Antonucci terzino, poi è arrivata la zuccata vincente dell'attaccante, perché su Piscinelli non ma nulla da dire proprio, entra, segna in partita, ragazzo straordinario, entra a freddo, già sa dove arriva la palla, puntualmente anche domenica ha bella doppiata con la Cremonese, non meritavamo di perdere all'ultimo minuto, però oggi credo che con un pizzico di fortuna, un pizzico anzi... Siete stati un po', possiamo dire così, risarciti. Io sono sportivo, faccio complimenti alla squadra, ma un pizzico di fortuna che... Dico sempre che nel calcio si compensa, no? Domenica sei stato sfortunato a perdere una partita al 91esimo, oggi l'abbiamo vinta al 90esimo. Quindi il calcio... il calcio toglie. Mister, per chiudere una battuta sulla classifica, restate saldamente quinti. La classifica, questa è una bella vittoria, nel senso che 21 e 3, 24 abbiamo consolidato, adesso aspettiamo gli altri risultati che non lo so, la partita è finita in questo momento, non so gli altri risultati, però noi, come dico sempre alla fine dell'intervista, abbiamo un obiettivo, continuiamo per la nostra strada, lo ripeto, non per tornare a domenica scorsa, però quella forse 2-1 a 20 minuti alla fine, se vincevamo era un altro campionato, però noi abbiamo dimostrato in queste 13 partite, 12 senza perdere, i ragazzi si allenano tranquillamente, abbiamo un bel gruppo. Purtroppo oggi ho perso due giocatori, Busico e Saldamarco squalificati, e vediamo in settimana Carrese e Pascarella se riesco a recuperare anche una partita difficile domenica con il Villa di Briano, che è una signora squadra. Complimenti alla San Maurizio che ci ha accolti benissimo, questo veramente al di là del calcio e sport, è vita, è educazione, è rispetto, valori che vedo solo in qualche campo, e faccio i complimenti al loro mistero, alla loro società, una grandissima accoglienza. Siamo stati fortunati a portarla a casa all'ultimo minuto, come siamo stati sfortunati domenica la settimana scorsa. Questo è calcio.